A Palermo, sulla scalinata del Teatro Massimo, una cassata da record. L'iniziativa è nata dalla volontà di omaggiare l'impegno di tutti i siciliani che hanno mostrato al mondo la parte più bella dell'isola. Questo è il primo evento del 2024 nell'ambito del Libro delle Radici. Il Libro delle Radici è stato inaugurato con la firma di Carolina Varchi, vice sindaco di Palermo, e di Luigi Sparacello, imprenditore che vive e lavora a Singapore. La manifestazione nasce dalla collaborazione tra Io Compro Siciliano e il comune di Palermo. Una cassata al Teatro Massimo è la cassata più alta che era stata mai realizzata, fatta interamente dai nostri allievi, in collaborazione con Io Compro Siciliano e col comune di Palermo. E col comune di Palermo e col teatro di Palermo. La cassata, dico, è stata non buonissima proprio. Da uno che poi abita molto tempo all'estero e poi quando viene in Italia, in Sicilia, dico, assaggia, poi per me la prima cosa che io faccio è o la cassata o il cannolo. Io sono un amatore del cannolo siciliano, poi che poi la ricordo, è sempre un'emozione per me. Poi è come un bambino che arriva a casa e vede quella cosa nuova. Per me vedere sempre la bellezza della nostra Sicilia è un'emozione sempre, sempre bella, sempre forte. Ricordiamoci che quest'anno Palermo festeggia il 400° del festino di Santa Rosalia. Siccome chiunque sia passato da Palermo avverte forte la devozione alla nostra patrona, io direi che il primo appuntamento delle radici già ce lo possiamo dare per il festino di quest'anno, che sarà il 400°, quindi un evento storico che noi auspichiamo funga davvero da catalizzatore per ritrovarsi. Ritrovare una dimensione comunitaria, ritrovare la dimensione di quella Palermo più bella, la Palermo che non lascia indietro nessuno, nel nome ovviamente di una grande donna che è stata Santa Rosalia.